umano è caldo anche per un'altra ragione. Siamo pieni di bug noi esseri umani, cioè abbiamo proprio dei bug. Ci hanno progettato con dei errori. Sì, non è che dice c'è solo, avete presente, non so, che no, ci sono delle parti più deboli che se fossero riprogettate oggi magari le farebbero un po' meglio, no? Per evitare che venga l'ernia di Atari, per esempio, no, dico i diverticoli, cioè i diverticoli un bug. Perché bastava solo fare le facce muscolari un po' diverse e non veniva divertito. Attaccare lo stomaco sotto era meglio, no? Era attaccare lo stomaco, non veniva più su, non facevi l'ernia di Atari. Cioè c'erano delle piccole, no? Ma uno dei bug che abbiamo è anche, ce ne abbiamo almeno due. Uno, che siamo sensibilissimi, proprio ci capiamo che siano tulipani, che siano cosa, gli schemi ponzi. Cioè, li adoriamo, che è lo stesso motivo per cui cadiamo nella lavatrice a un euro. E l'altro, che purtroppo viene amplificato enormemente dal digitale in generale, è la ludopatia latente, che è presente in molti. Fino a ieri c'era una barriera enorme tra noi e la ludopatia latente, perché bisognava prendere fisicamente, andare a un casino, o andare in una bisca, o andare in una male macchinetta dal bar. E questo in qualche modo ci rappresentava anche a noi stessi, allo specchio, come dei giocatori, perché comunque fisicamente ci andavamo. Adesso tutto questo mondo è spesso spacciato per investimenti, diventiamo tutti degli investitori e ci sentiamo più investitori che ludopatici, e quindi di conseguenza ci autogiustifichiamo. Ma il vero problema... Non dicono gioca in Bitcoin, ma investi in Bitcoin ancora però almeno ha una sua è volatile, ma ha una sua stabilità, mentre nel caso di alcune Bitcoin no, cioè sono proprio quella è scommessa pura. E quando io all'inizio parlavo di ludopatia 2 anni fa mi dicevano che ero un matto e che era vergognoso quello che stavo sostenendo. Oggi nei vari gruppi legati al mondo Bitcoin eccetera è normale che si parli di ludopatia, cioè sono il Bitcoin non è da ludopatici, mentre tutto il resto sì, questo è quello che sostengono gli esperti. Ma soprattutto il grave problema sono i minorenni, perché soprattutto i ragazzi giovani che nella una volta con la nonna o con la famiglia eccetera, sono loro, la percezione è quella di quelli che ne capiscono. In realtà spesso i giovani, io insegno all'università, ne capiscono molto poco, no? Cioè hanno solo, utilizzano dei mezzi, ma non è che non sono dei progettatori di automobili solo perché guidano un'automobile. Il fatto che noi siamo antichi, noi dico, parlo di una generazione in generale, e non usiamo, e usiamo ancora i cavalli, e loro usano le automobili, non è che li guardiamo come wow, come sei avanti, no, sta guidando un'automobile, ok? Finito, e quindi è diverso da progettarlo, saperla aggiustare. Quindi i giovani spesso sanno guidare l'automobile, ma non sanno questa automobile, chi l'ha progettata, se vanno a 200 all'ora, se le gomme si staccheranno, che cosa hanno messo, non lo sanno. E soprattutto si rompono tutti gli schemi di protezione, perché essendo anonimo il portafoglio, di conseguenza non sai che dall'altra parte c'è un minorenne. Tu dici sì, ma prima o poi i soldi qualcuno gliela dà. Sì, ma gliela dati per investirli. E magari lui invece, soprattutto tra i giovani, poi magari come dire, riescono meno a moderarsi, ed ecco che c'è una situazione fuori controllo, poco misurabile, perché difficilmente vengono denunciati, vengono fuori poco, perché non si denunciano per vergogna, per una serie di ragioni. Per cui occhio ai minorenni con le criptovalute in mano. Grazie Marco. Grazie.